Paola Bergugliani, ancella della carità, e siamo contenti di averla tra noi. Quando l'ho chiamata per dirle ci sarebbe questa serie di incontri, e vorremmo dire una parola un po' della sua esperienza, e il titolo era Racconti di Pasqua, ha detto va bene, andiamo a annunciare che Cristo è risorto, mi ha detto subito. Mi ha meravigliato, mi ha stupito, ve lo dirò, mi ha stupito questo titolo. E l'annuncio del Cristo risorto, leggendo un po', mi sembra che sia sempre stato un desiderio, anche un desiderio in missione, oltre all'oceano o comunque terra lontana, invece il Signore l'ha chiamato. La missione è venuta a me. La missione è venuta a me. Qui, oggi. A chilometro zero. A chilometro zero. Ci lasciamo introdurre nella preghiera con il segno della croce e l'invocazione dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così intitolato questo percorso.
Secondo, andate a dire ai miei discepoli è risorto, siamo ancora in tema di Pasqua e parliamo in Quaresima. E poi l'incontro di Cristo nel povero. Questo mi chiama in prima linea e insieme ci chiama tutti. Allora, dopo 2 secoli di storia, il risorto è qui, alle nostre porte, alle nostre case, davanti a questa comunità parrocchiale. Il vivente risorto è qui. Ma come? Dopo 2000 anni? Con le mani bucate e i piedi forati. Dopo la risurrezione, il Cristo non è più come prima. A mani bucate e piedi forati. Ma è lui, il vivente. Perché i racconti di Pasqua? Perché la Pasqua senza la croce è vuota, non ha senso. Che riempie di grandezza è questo Cristo che arriva a noi, ripeto, con le mani bucate e i piedi forati. E la croce senza la Pasqua è un'insensata, una cosa che non tiene. La croce non è fine a se stessa, in fondo c'è la risurrezione, c'è la gloria. Quindi il motivo, i racconti di Pasqua, perché la Quaresima sfocia sulla Pasqua, vive in funzione della Pasqua. Si celebra per arrivare alla Pasqua. Ma la Pasqua ci raggiunge in che modo? Dopo 2000 anni, magari abbiamo dimenticato, magari non ci è stato tramandato, ci raggiunge, questo è ancora un racconto di Pasqua, con la lavanda dei piedi. Sarà quello che poi darà senso il servizio del povero in cui trovo Cristo. Ci raggiunge con la lavanda dei piedi di Gesù, agli uni, agli altri, a tutti i discepoli, quelli che si allontaneranno poi, quelli che lo rinnegheranno poi, quello che lo tradirà poi, ieri come oggi. Arriva a noi per dirci la sua disponibilità a lavarci i piedi ancora oggi, così come siamo. Quindi questo lavante dei piedi è il punto di partenza per ogni servizio, è il punto di impegno, di coraggio per ogni, diciamo, realtà di solidarietà. Se non c'è questo avanti, se non ci sostiene questa lavanda dei piedi, battiamo l'aria, non comprendiamo niente. Magari mettiamo insieme solo delle stupidaggini o delle realtà per dire che uno è più bravo dell'altro. Ma non è Pasqua quello, non è un racconto di Pasqua, non è la lavanda dei piedi, non è il Cristo con le mani bucate e i piedi forati. Questo per dirci perché i comandi, perché i racconti di Pasqua. Dalla Pasqua arriva pure andate a dire ai miei discepoli è risorto. Il verbo andare è un verbo tipicamente pasquale. Lo sentiamo, lo sentiremo alla risurrezione, è l'unico verbo che è stato usato. Alla Maddalena dice va, agli apostoli dice andate, andate,
mi troverete là, andate, non fermatevi più ad attorniarmi, a rilassarmi, a perdere tempo, andate. Quindi il verbo andare è un verbo tipicamente pasquale, è il verbo del risorto. Però manda, ma allora come oggi siamo un po' gente fragile, gente debole, gente che non ha delle grandi risorse, se non c'è una forza dentro che ci sconvolge, che ci manda, che ci fa, che ci dà vita. Ecco che allora dice ancora, dicono ancora i Vangeli, attenzione che oltre al risorto io farò attenzione anche a quella pietra capovolta, se vuoi che quell'andare abbia senso, produca frutti. Cosa vuol dire? Che anche la mia vita deve essere capovolta e deve essere vita nuova con risorto, perché l'andate diventi verbo di missione. Infatti la missione inizia pure con la Pasqua. Andate, dice il Papa, in forza del battesimo ogni credente è missionario. E quindi cosa fa il missionario? C'è il missionario, come dicevamo prima, che va in paesi lontani, in luoghi lontani, va per tempo, va per la vita. C'è chi va a chilometri appena non posso e va, e c'è chi va a chilometri zero, come è toccato a me. Sono entrati in congregazione dicendo che avrei desiderato partire per il Brasile. Allora era aperta la missione in Brasile. Passati gli anni e il Brasile non lo vedo. Ora chiedo, allora la missione, c'è da fare anche qui. Quando penso a quelle parole, sempre più vere man mano che avanzo, c'è da fare anche qui. E lo faranno gli altri, ho risposto io. No, dovevo farlo io. Il Signore per ciascuno di noi vuole il suo cammino, vuole la sua vita, vuole questa pietra capovolta, vita nuova, là lui, là dove lui ci vuole. E così, iniziato anche per me, questo cammino missionario, lo dico sempre, sono missionaria dove? Fuori dalla porta di casa, alla stazione di Brescia, sotto la pianta. Missionario non deve avere tante cose, non deve avere degli ingombri, non si può spostare facilmente. Non ha mezzi, non ha soldi e quindi si deve adeguare a quello che trova, a quello che in qualche modo può essere utile e può dargli la possibilità di essere missionario. Quindi, certi che dalla Pasqua arriva la missione, inizia la missione, dovremmo tutti insieme questo cammino di racconti di Pasqua, di sapere che la Pasqua mi ha resa missionaria, missionario, mi ha dato come battezzato questo impegno. Come faccio? Come mi sto preparando a rivisitare questo impegno, a riprenderlo, a riaverlo, ad accoglierlo? E allora il compito terzo, sarebbe proprio la mia missione specifica, l'incontro di Cristo nel povero. Sono tre parole ma sono impegnative. L'incontro, diceva Don Mazzolari, i poveri non si contano, si incontrano, si accolgono, si abbracciano, si servono, si amano. Chi dice di amare
Dio, Gesù, il Cristo, il vivente, il risorto, e non si appassiona del povero e un fallito. Perché? Perché non siamo soli. Ma lui ha detto: io sarò sempre con voi fino alla fine del mondo, fino alla fine dei secoli. E i poveri sono sempre con voi, saranno sempre con voi. Potremmo dire, ma vuol dire che a Gesù è risorto, al Signore, a Dio, piace che ci siano i poveri? No. È parola di Dio, perché nel povero io ho la possibilità di incontrare Lui. Questo è il problema. Io sono sempre con voi, ma dove? Dove ti vedo? Dove ti incontro? È parola di Dio, vero? Non è inventata nessun curato sul palco, nessuna bella testa. Quindi, vorrei fare un piccolo appunto qua. I poveri non sono di serie A, di serie B, perché il Cristo il vivente, Gesù, non è di serie A, di serie B, è il Cristo, è Gesù, è il vivente, è risorto. Allora, in questi giorni ho riflesso a lungo quanta accoglienza, quanta apertura di porte, quanta attenzione, quanto mandare, raccogliere, inviare, quanto. E ringraziamo Dio di questa apertura di cuore, di casa, di mente, di mezzi. Ringraziamo Dio. Però il povero, come tutti, come ogni creatura, ha il sangue rosso, come i più grandi ricchi della storia, come qualunque persona, ogni povero ha il sangue rosso come tutti noi. Gesù non dice: guarda, io sono con voi solo con quello che ha la pelle bianca, io sono con voi solo con quello che viene dalle Nazioni Unite, dall'Unione dell'Europa, io sono con voi solo con quello là che ti piace, che ti fa comodo, che lo accogli volentieri. No, io sono con voi fino alla fine del mondo. E io sono con voi, se mi volete vedere, sono là, sono nel povero, mi trovate là. Ma potremmo dire, non è proprio così, così facile la cosa, così comprensibile. Quando il dottore della legge chiede a Gesù: ma chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Chi è quello che io devo amare, devo servire? E conosciamo tutti la parabola del buon samaritano. Dice: hai capito allora chi è il tuo prossimo? Quel malcapitato lì e quell'altro là che si ferma, non si volta dall'altra parte, non affretta per questo e per quello, ha incontrato il Cristo, si è fermato, l'ha visto. E Gesù conclude con l'altro verbo pasquale, che ancora fa parte del verbo andare. Va e fa, cioè non starà a contare tante storie, non starà a cercare questo e quello, va e fa. Poi lo dice, no? Guarda, se ti piace, se è bello, se ha il colore che ti va bene, se ha la nazionalità che ti è simpatica. No, no. Va e fa. Alla mandolina dice va, ai discepoli dice andate. Non c'è tanto giro di parole. Ma cos'è che mi rassicura? Che lui, che incontro lui quando anche una cosa più stupida che possiamo fare, una caramella, un euro, perché tante volte questo Gesù non ha dove bagnarci le mani,
non ha dove avere un momento per i bisogni più elementari dell'uomo. Suora, mi dai un euro per andare al bagno? Che poi diventa la sala da pranzo, perché fa freddo fuori, nei bar non si può andare, ci vogliono soldi, ci vuole il Green Pass, ci vuole il Diavolo a quattro, quindi diventa anche la sala pranzo, dove sei, sei al bagno, fare, mangiare. Ma cos'è ancora che mi dice che è lui? È una frase del pezzo di Vangelo sul quale saremo chiamati tutti a fare un esame. Ma io ho già 10 lauree, io ho già fatto degli studi, io sono specializzato, io sono questo e sono quello, non importa. Questo esame lo dovremo fare tutti. E lì, se avremo studiato bene, ci siamo preparati bene, abbiamo fatto delle buone esercitazioni, saremo promossi. Diversamente saremo bocciati e non c'è l'esame di riparazione. Non si può recuperare niente. Una espressione molto bella, anche questa, di Tonino Bello, dice che alla morte lasciamo il nostro avere e troviamo tutto il nostro essere. Lasciamo tutto il nostro avere e troviamo il nostro vero essere. La parabola del ricco e pulone e del povero Lazzaro lo dice chiaramente. Arriva il ricco pulone, dopo l'esame, è stato bocciato, e invoca dal povero Lazzaro sollievo. Ma sappiamo dal Vangelo, dice ormai, non è più possibile. Quel che avevi è andato, e se sei l'essere, sei rimasto quello che in realtà, tanto è vero, che ricco pulone non ha più neanche il nome, non ha più niente, è rimasto nudo dalle sue povertà. Il povero Lazzaro è arrivato di là col suo essere pieno, anche col suo nome, Lazzaro. Capite com'è? Davvero, se non riusciamo a vedere davvero il Cristo, Gesù, il risorto nel povero, è dura. E c'è quel pezzo che vi dicevo prima dell'esame. Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Avevo sete, ero nudo, ero malato, ero carcerato e mi hai visitato, vestito. Poi va avanti. Avevo fame e non mi hai dato da mangiare. Avevo sete e non mi hai dato. Allora quello discute all'esame. Com'è? Dice, ma come? Dimmi quando è che ti ho visto mai? Gesù conclude, un bicchiere d'acqua dato al più piccolo dei miei fratelli non l'hai dato a Giovanni, a Pietro, a Andrea, l'hai dato a me. Ecco l'identificazione. 8 giorni fa, domenica scorsa, alle 11 mi chiamano dalla stazione. Dice, suora, c'è qui uno sdraiato sulla terra, pavimento, freddolito, tutto rannicchiato. Non puoi fare qualcosa, non puoi portare qualcosa per coprirlo e così via. Erano le 11, stavo andando a dormire. Dico, no Paola, devi vestirti, prendere la macchina, metterti in moto, cercare le coperte, darti da fare, perché là c'è Gesù. Ora parto e vado a cercare dove sta in stazione questo
povero Cristo, qui si dice, no? Oggi si dice così. E era in terra e dico, guarda, se ti puoi sollevare un poco, metto sotto una coperta, raddoppiamo, così scaldiamo un pochino sotto il pavimento e poi se ti corico un poco, ti copro sopra. Ma non parlava, non so se non capiva la lingua, non so se era talmente tramortito e così stanco, che so io, ma mi guardava, gli occhi. La mia idea avrà avuto 40 anni, grosso modo. E io pure lo guardavo. E vi assicuro che mentre mi guardava, sembrava che mi volesse dire, ma chi sei tu? Non ti conosco, non mi conosci, ti prendi cura di me in questo modo. E vedevo che gli brillavano gli occhi. Però io vi assicuro che ho visto Gesù in quel povero. Mi tremo alle braccia a dirlo. Ma come mi continuava a guardare e a dirmi, non parlava? Perché fai tutto questo? Non sai chi sono? Io non ti conosco? Ti fidi di me? Ti fidi di me? Quante volte degli amici dicono, ma suora, tu non hai paura di andare in stazione a incontrare questo, quell'altro e quest'altro? Ma stai scherzando, dico, Dio aveva paura di incontrare Gesù? Una volta una signora mi porta un bel sacco di roba, un sacco nero di soldi, cosa mettiamo? Sporco, roba sporca, roba straccia, roba che va al maggio, che va nel bidone, nel cassonetto. E mi dice, suora, gli ho portato questo sacco per i suoi poveri. Ah sì? Io voglio avere il sacco nero, mi arrabbio subito. Ci vedo male. E poi nel sacco nero, ho già visto altre volte, nel sacco nero si prende la maglia, si butta dentro, le calze si buttano dentro, più intimo ancora si butta dentro. Quindi è molto profumata, vero? È molto dignitosa, sa di dono per il risorto. E dico, signora, no, dico no. No, mi dice, per i suoi poveri. Ma dico, ma lei sa chi è il povero? Certo, suora, il barbone, quello là che va a catonare, quello là. No. Signora, si è sbagliata. Lei deve andare a leggere qualche paginetta del Vangelo. Guarda, tenga il sacco e se può, vada a leggere una paginetta del Vangelo. Tavi arrabbiatissima. Sicuramente era una credente perché pensava di fare una grande carità con un grande sacco nero di sporco, di roba sporca. L'altra sera mi chiama una signora, dice, suora, qui c'è un poveretto, un signore, mi dice, seduto sul marciapiedi, era tardi, non ha un posto lei, però, ma dico io, proprio in casa non ho per accogliere persone, faccio, preparo, brigo, ma dico, signora, lei ha il cane? Certo, dico. Una villa sopra la Maddalena, là nella zona. Certo, e dove dorme? Dice, suora, c'è la sua casa, c'è il suo posto. Guardi, dico, per questa sera tiri fuori il suo cane e metta dentro questo tizio che sta lì sulla strada e le fa compassione. Non sarà mai, ma ha sbuttato giù il telefono. Ecco, così noi serviamo Gesù. Quel pezzo di Vangelo, avevo fame, io, non è che è Giovanni che ha fame, è Pietro, è Andrea, sebbene noi ogni mattino, quando diamo, portiamo le colazioni, poi vi dirò, chiamiamo per nome ciascuno, chiamiamo, Giovanni cosa prendi? Però sappiamo che in quel Giovanni c'è il Cristo vivo. Io sono in mezzo a voi, io sono con voi. Là mi troverete, andate, là mi troverete. Vanno cercati, non contati i poveri, vanno cercati. Perché solitamente non è bello per nessuno mostrarsi e dire io sono un povero Cristo, io non ho niente, non ho un tetto sopra la testa. E guardate che quando è sera,
quello non avere né tetto, né letto, né affetto, né amicizie, né relazioni. Tante volte, durante soprattutto il lockdown, che tutti i santi giorni sono stati in strada, tutti i santi giorni, e non si trovava niente, tutto online bisognava comprare, c'era la gente che aveva i pantaloni che stavano in piedi da soli, dallo sporco, perché non c'era la possibilità di avere roba di ricambio. E arrivavi la mattina e diceva la prima cosa, adesso ci diciamo buongiorno, ci dico buongiorno, suora ho fame, in dialetto bresciano, suora ho fame, l'unica parola che continuiamo a sentire durante il lockdown. E quando è stato detto tutti a casa propria, in una casa, allora chi proprio non aveva un buco, a muro, alla stazione ci andavate perché nessuno usciva, venivamo noi perché giravamo, tutti a distanza, come era richiesto, con la polizia che controllava se uno si avvicinava all'altro, in attesa che venisse quel sacchetto all'indomani per riempire il buco. Suora, ho fame. Durante il lockdown, la paura, certo, sempre in giro, non c'era nessuno, non si sentiva nessuno, pensavo alla fine del mondo, ci arriverà la fine del mondo ormai. Qui non ci incontriamo più. Però la possibilità di incontrare sempre un Gesù da sfamare e qualcosa da dare per sfamare Gesù, l'abbiamo sempre trovato. L'abbiamo sempre trovato. Quindi, cos'è che è importante e direi e ci aiuta a capire questa realtà, questo pezzo di Vangelo che ci ha chiesto di vivere oggi per tutti i giorni della nostra vita fino al giorno dell'esame? Dice il Papa, il povero va toccato, ma con quel rispetto con cui tocchiamo l'Eucaristia. Ogni mattina, e sono tante le mattine, di ogni mattina, ma bisogna crescere, no? Bisogna migliorare. Bisogna imparare sempre meglio la lezione per poter poi far bene l'esame. Dico, ti devo toccare, Giovanni, Pietro, amico mio, come tocco l'Eucaristia, come dice il Papa, come ho rispetto davanti all'Eucaristia, ammesso che oggi ancora, permettetemi, no, quando si entra non si saluta, si inginocchia, non si fa quell'inchino riverente, rispettoso. Probabilmente è questo che ci è difficile vedere Gesù nel povero, perché non lo vediamo più neanche nella presenza eucaristica. Quando lo incontriamo nell'Eucaristia, se ci lascia qualche minuto in più il sacerdote, ma sei veloce anche lui, 2 minuti. E l'abbiamo in noi, lo tocchiamo, è dentro di noi, è nelle nostre membra. Se non lo sentiamo vivo così, ovvio che non lo possiamo pensare incontrare nel fratello. E allora, i sacchi con la roba sporca, ora è il barbone, allora è il pinco pallino, ma il Cristo non lo incontriamo. Non lo potremmo dire perché tanta cattiveria, odio, guerra, minacce. Non diamo la colpa a cattiveria solo degli aggressori, diremmo noi oggi. Un po' di cattiveria l'abbiamo tutti. Allora per non... quanto tempo ho ancora? 10 minuti? Ok, mi tiene d'occhio. Ecco, mi piace che ci manca dentro questa affermazione. Avevo fame, mi hai dato. Un bicchiere d'acqua dato al più piccolo non vuol dire quello che ha 1 anno, 3 mesi, ma quello che nel bisogno, nella difficoltà, nell'amarezza, nella sofferenza,
Un giorno un ragazzo mi dice: suora, ti voglio bene, ma l'ha detto non la maniera a volte che, sai, i ragazzi dicono queste espressioni, con un senso di gioia e di amarezza. E me lo ripete. Ora dico, ma dimmi perché mi dice questa frase così bella, che mi fa piacere molto. Dice: suora, perché noi siamo pronti subito a giudicare quel ragazzotto lì, cosa va, vada a lavorare, cosa fa qui, perché viene a cercare la carità, perché qui, perché là. Dice: suora, quando sono nato sono stato posto in una cestina fuori da una casa religiosa, da una casa di suore. Le suore mi hanno raccolto e fino a 12 anni io ho vissuto sempre con le suore. Erano le mie mamme, erano loro che si accudivano e si prendevano premura di me. Poi più grande è andata una comunità maschile. Allora dice: suora, vedere una suora mi si è riacceso dentro tutto quello che da piccolo non ho ricevuto dalla famiglia, ma lì ho trovato la mia famiglia e mi hai ricordato tante cose. Per questo ti dico, come se lo dicessi a quelle suore, ti voglio bene. Io ho detto: guarda, a prima vista avremmo detto, cosa fai Lazzarone qua? A tua età va a lavorare, troppo comodo cercare la carità, troppo comodo far questo, far quello. Allora, questo andare ogni mattino con un gruppo di volontari, ciascuno parte a casa sua con che cosa? Uno prepara i panini, l'altro prepara il latte, l'altro il caffè, l'altro il tè, l'altro la brioche, e ci troviamo tutti alla stazione, sotto la pianta, perché anche noi siamo senza casa. E poi andiamo alla periferia, come dice il Papa, fuori, andare, andate a cercarli, andate a trovarli, andate a scoprirli. Però ormai è diventato un luogo di amicizia, un luogo di incontro con Gesù, per loro e per noi. È bello al mattino, quando arriviamo lì, i primi che arrivano: suora, ci sei anche questa mattina? Oppure quella frase ancora più bella: suora, grazie perché ci sei. Beh, dico io, è un mio dovere, è una cosa bella, la dobbiamo fare, è Gesù che ce lo chiede. In te vedo Gesù. Oppure qualche volta, quando qualcuno, l'inverno, quando è fuori, tutta la notte fuori, quando andiamo a scoprirli dove sono, in qualche tana, in mezzo ai cartoni, fra mucchi di stracci, e alla mattina arrivano lì tutti infreddoliti, tutti così, e ti dicono: grazie perché ci sei. Io chiedo ai ragazzi tante volte: tu ragazzo, quante volte hai detto papà e mamma, grazie papà, perché ci siete? Perché per me fate di tutto di più. Quando mi trovo con i genitori, con papà e mamme, dico: quante volte papà dici, marito, moglie, sposo, sposa, a vicenda, grazie perché ci sei, grazie perché ci sei. Questo l'ho sentito da Gesù. Grazie, suor Paola, perché ci sei. E quando dico al mattino qualcuno cammina un po' storto perché ne ha bevuto qualche dito di più, perché ovviamente la notte è fredda, i ristori sono quelli che sono, e dico: mamma, che Gesù brutto che sei, sei un po' alticcio, sei un po'. Mi dice: suora, cosa hai detto? Sei un Gesù un po' birichino stamattina. Ecco, loro ridono, però capiscono che non è un'offesa. Capiscono che ancora anche questo un momento così di convivialità, di attenzione, di amicizia. Quando qualcuno ti dice: suora, io non ho nessuno al mondo a cui dire buongiorno. E io dico: come mai? Non è il papà, non è ancora anche abbastanza giovani. Non è il papà, non è la mamma, non è il fratello. Nessuno, suora, nessuno. Ci siete voi.
voi siete la mia famiglia. E quando vedi che arriva la mattina, dico, ci dice, suora, vengo per salutarvi, siete la mia famiglia. E poi la finezza dei volontari, Giovanni, cosa mangi? Giovanni, cosa bevi? Cosa prendi? Poi c'è un po' di mercato nero, diciamo noi, Dio, no? C'è le cose per l'igiene personale, il ricambio di vestiti, tutte queste cose, perché chi non ha un armadio tiene quel che occorre per quel giorno, per due giorni, e poi va nel cassonetto. Chi non ha la doccia, chi non ha l'acqua, chi non ha il tetto, chi non ha il letto, è dura. E allora, oltre al cibo, diamo sempre per l'igiene, dentifrici, spazzolini, la mette la barba, profumo, una grande quantità di profumo, soprattutto gli uomini. Io dico spesso, ma cosa ne fa il profumo? Suora, quando io sono in mezzo a qualcuno, sento che io puzzo, allora metto su un po' di gocce così e cerco di nascondere via un po' il mio odore. Per Gesù, che sofferenza! Forse perché siamo troppo distratti, forse perché abbiamo tutto ormai. Io questo dell'acqua, soprattutto del lavarsi, di non avere una doccia, di non aver da cambiarsi. In missione, c'è stata un mese, tre mesi, in Benin, non c'era l'acqua. Abbiamo detto che c'era il pozzo, ma il pozzo è arrivato, ma... Per più di un mese, dei ragazzotti ci portavano un secchio d'acqua. Con un secchio d'acqua bisognava fare la doccia e lavarsi per tutto il giorno. Ci occorreva di lavarci quel secchio d'acqua. Quindi avevamo un piccolo recipiente, questo po' di acqua per lavarsi qui, questo po' di acqua per lavarsi là, razionare il recipiente dell'acqua per arrivare a bagnarsi. Poi avevamo salviette profumate anche noi e a forza delle salviette ci siamo grattati un po' la pelle per un bel po'. Ecco. Però abbiamo capito cosa vuol dire quando ti manca gli elementi, le cose più necessarie, l'igiene, il cibo per sopravvivere, per scaldarti le coperte. Ho speso quasi 1.000 euro per comprare il paio, e poi delle mamme me l'hanno tagliato, fatto, brigato, per poter avere coperte da dare in continuità, perché l'inverno è freddo. Di giorno oggi era 23, ma la notte siamo ancora a 0, 2, 3 al massimo. Quindi fa ancora molto freddo. Ecco, volevo solo dire questo. Cerchiamo di lasciarci sconvolgere dai racconti della Pasqua. E di non dimenticare questo andate, di non dimenticare questo va. Va e fa per me è il Vangelo tascabile. Chi ha poca memoria, come me o come qualcuno forse qui con me, e mamma mia, il Vangelo, 4 pagine, pagine, chi se le ricorda? No. Sono imparata ancora una più bella, sapevo, ma non l'avevo così fissata. Grazie che me l'avete ricordata. Andate, va e fa. Con queste tre parole possiamo avere il Vangelo in tasca e possiamo vivere tutto il Vangelo. Ancora che diventiamo matti a passarle pagine dopo pagina. Perché queste pagine poi ci rimandano tante altre. E volente o nolente, piano piano, impariamo tutto il Vangelo. Dicevo prima, ci manda a questa pagina di esame. Avevo fame, mi manda il ricco e pulone. Mi manda il buon samaritano, mi manda tanti, andate, date voi da mangiare, andate, guarite i malati, sanate i lebbrosi. È il verbo più caro sicuramente per Gesù, perché Gesù non l'abbiamo mai trovato nelle piazze fa da pericena. Sapete cos'è, vero? In città, se andate venerdì, sabato sera, in qualche luogo particolare della città, sono là tutti addosso che... Se non si prende l'aperitivo non si cena più. Ora è venuto di moda l'apericena.
o i nostri ragazzotti che vanno a dormire con gli amici, con le amiche di qua di là, pigiama party, per diventare sempre più stupidi. Il Papa che dice, frequentano luoghi sempre più degradanti e che li rendono sempre più ragazzi sconnessi, non solo dal computer, ma dalla vita. Sembrerebbe che io ho detto abbastanza. Se volete sapere o conoscere qualcosa in più, qualche domanda, c'è tempo. Grazie dell'ascolto. Averci spezzato il Vangelo questa sera e averci invitato a interrogarci anche a noi, andate, vai, Papa. Penso che sia in eccesso aggiungere qualsiasi altra cosa da parte mia. Se qualcuno vuole intervenire con una domanda o una curiosità o comunque. Se qualcuno potrebbe dire, ma io suora non conosco, ma io suora non so, ma io non vedo, ma io li incontro, che dice il Papa, bisogna cercarli, non contarli ma cercarli e toccarli. Però ci sono tante occasioni per poter fare e vivere questa parola, perché si può andare coi piedi, si può andare col cuore, si può andare con l'intelligenza, perché dice il Papa, per vedere Gesù nel povero ci vogliono conoscere tre linguaggi: linguaggio della mente, linguaggio del cuore e linguaggio delle mani. Quindi, se io non avessi tutti gli amici che ho attorno, che ogni giorno dice suora, prendi questo per Gesù che serve, che incontri, che sfami, che copri, che vesti, che accogli, che conforti, anche stasera. Prima di partire di qui, una telefonata. Suora, c'è uno che è dimesso dall'ospedale, ma dice che non sa dove andare. Dimesso dall'ospedale, non sa dove andare. Dice, ma non sta ancora tanto bene. È dimesso, ma è ancora un po' malatuccio, perché oggi c'è questo, no? Più presto che in fretta, se poi uno non è a 100, come diciamo noi, secondo il nostro punto di vista, via. Guarda, sono in partenza, ha suonato alla porta chi veniva a prendermi. Ho detto, guarda, prova a chiamare la Caritas o prova a chiamare la San Vincenzo, datti da fare, a loro volta loro magari ti daranno qualche altro numero di telefono o qualche altro punto. Però venendo in qua ho detto, mi sa che quello di questa sera non ci saranno 100 porte che si aprono. Perché mi ha detto che era il nostro comunitario, quindi ha già un colore diverso, è già un paese fuori dall'Europa, al sangue rosso però. Ecco, vedete, dico, ci vuole la mente, il cuore, pensare, vedere cosa potrei fare, come potrei organizzarmi, dove potrei avere qualche indicazione, perché vorrei fare qualcosa, ma, quindi, la mente, il cuore. Il cuore. Ragazzi, scusate, sono invitata a parlare ai ragazzi. Perché di là si va? Non con quello che si è accumulato, ma con quello che si ha donato. Non andiamo con l'accumulo, con niente, abbiamo visto l'essere. Però andiamo con quello che abbiamo donato. Questo è importante. Quindi io posso vedere Gesù nel povero pensando, vedendo, dandomi da fare, non dicendo, beh, sto bene, qua si arrangi, ci saranno quelli che pensano, c'è la carica, c'è il parroco, c'è San Vincenzo. No. A tutti è chiesto, se sei credente, se sei battezzato, se sei un missionario, perché il Papa dice in forza del battesimo sei missionario. Ah no, perché io in Africa sono mai andata. No, neanche io sono mai andata in Brasile. In Africa qualche volta, invece del Brasile sono andata in Africa, quindi
ho cambiato un po' il clima, però dopo sono risbalta a chilometro zero. Però mi sento missionaria a pieno titolo, tant'è vero che porto un abito da missionaria, anche esteriormente, che vuol dire che la missione si può fare ovunque. Poi il cuore. Io posso, ho delle possibilità, non aspettiamo sempre chissà, quelli che hanno delle grandi possibilità, i grandi. La carità non viene mai da quei mondi, viene sempre da famiglie che sanno cosa vuol dire la vita, cosa costa la vita, avere dei figli a mantenere, avere delle difficoltà da affrontare e da risolvere. Quindi il cuore, i piedi, non tutti possono andare, siamo lontani, ho delle difficoltà, la mia famiglia, non posso camminare, ho tanti problemi, però provo a chiamare, provo a sentire, provo a vedere se altri vanno per me. Ci sono delle persone che vengono da lontano solo per portarti una formaggella del mio territorio, del mio paese, del mio luogo. Sono venuta per portarti questo, perché tu lo possa dare un pezzettino a tutti i Gesù che servi. C'è qualcuno che viene al mattino, va a comprare il pane fresco? Di solito noi dobbiamo sempre il pancarì, perché per un po' di anni abbiamo tagliato pane, ormai ci fa male le braccia a tutti. Allora, per ovviare a questo problema, perché quando ho cominciato ero 30, 40, 50, adesso sono più di 100, ogni mattina, e stanno aumentando, perché viene la signora ucraina che c'è qui, che conosce, che sa, allora la mattina viene a prendere qualcosa per quelli che ho ospitato in casa, il dentifricio, lo spazzolino, la maglietta, questo e quell'altro, quest'altro, per vestire. Capite? Quindi nessuno può dirsi io non posso servire Gesù. No, perché l'esame lo faremo tutti, tutti. Non potete dire io non ti ho mai visto, io non ti ho mai incontrato. Non hai voluto. Allora, è quella il voto. Venite benedetti dal Padre mio, al Premio Eterno. Via maledetti. Parola di Dio. A me fa tremare i polsi, l'avrò letta 100.000 volte questa pagina. Ma ogni volta che la leggo è come fosse la prima volta e mi vengono ancora i brividi. E prego Dio che mi vengano fino alla fine, finché ho un giorno di vita. Di nuovo grazie. Donardo, saluto. Stavo pensando che quando abbiamo pensato a questo percorso, poi Matteo si è offerto per proporre dei canti, no? All'inizio la conclusione. Per la conclusione di questo incontro ha proposto un canone che dice: questa notte non è più notte davanti a te, in buio come luce risplende. È veramente. Concludiamo con questa preghiera, rinnovando il ringraziamento a tua mamma. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte. Grazie dell'ascolto.